Bentornati ragazzi a questa ormai non poi così mitica guida di Spiro 1 e Let's Replay. Dai! Quest'oggi Baia di Nork, un altro dei miei livelli preferiti, ha una soundtrack spettacolare Baia di Nork. Mi piace davvero un casino. Andiamo! E la soundtrack funziona, grande. Allora andiamo su. Ecco, qui ci sono queste quattro gemme che nel mio vecchio Let's Play avevo dimenticato. Infatti Baia di Nork è un altro di quei livelli in cui nel mio vecchio Let's Play avevo fatto un finale anale. Allora, qui è pieno di nemici che sembrano in modo inquietante gli arenauti che stiano cercando di vendicarsi perché gli abbiamo scroccato passaggi senza pagare, saltando oltretutto sulle loro teste. Ma una teoria più che valida, posso dire con fierezza. Allora, mondo di Nasty. Secondo me il mondo di Nasty non è nelle terre dei dragoni, anche perché sia su Wikipedia, su altre fonti dicono che Nasty è stato esiliato dal mondo dei dragoni ed è andato da qualche in un qualche luogo remoto da esse. Per cui secondo me nel mondo di Nasty siamo su qualche territorio oltre oceano, il mondo dei draghi. E infatti, cioè, siamo in un oceano pieno di piattaforme petrolifere, navi, tutte queste cose. Ah, canottiera scellare, mutante dei cartoni animati, l'antisesso per eccellenza. Evviva, ma muori. Allora, comunque sì, mi è sempre piaciuto pensare che il mondo di Nasty è un qualche territorio oltreoceano al mondo dei dragoni. Per cui siamo, non lo so, all'estero. Yeah, gita all'estero come gran finale per questo gioco. E merda. No, fermo. Ci mancava veramente poco. Andiamo, dai. Dobbiamo... ah, qui c'è un drago, dobbiamo esplorare bene tutto. Allora, ecco, questo col grembiule di metallo. Ecco, bravo. Ma muori. Che poi sono esseri umani o sono gnork gli arenauti? Non l'ho capito. Magari sono un ibrido, boh. Andiamo su. Madonna, qui ragazzi mi capiterà spessissimo di morire, ve lo posso garantire! Oddio santo. Ci è mancato poco un pelo un'altra volta. La prossima volta non mi andrà così bene. Dai, su. Oh, ecco qua. Questo è Thomas, se non mi ricordo male. O no? No, Thomas è da un'altra parte. Dai. Forza. Liberato. Latif. Continua così, Spiro. Penso che Nasty stia davvero cominciando a preoccuparsi ora. Tremerei come una foglia se fossi in lui. Va bene. Va bene. Latif era uno dei tessi sogni. Ciao Spiro, salva la partita, perché sennò Cosmo Shadow poi si dimentica e ti fa perdere tutti i dati. Non fidarti di lui, sì, brava Fatina. Allora, qui dobbiamo un attimo... quel barile dobbiamo dirigerlo verso sto forziere rinforzato. Vai, un gioco di parole di cui ho abusato nei vecchi Let's Play di Spiro, col forziere rinforzato. E la porta che chissà dove ti porta, davvero. Dunque, una gemma gialla e basta, vera? Qui per terra è caduto qualcosa, no? Perché sapete, in Spiro c'è sempre, devi sempre preoccuparti che qualche gemma non cada nei paraggi! Meno male che avevo appena salvato, vai! Tanto, l'avevo detto che la prossima volta non sarei stato così fortunato. L'avevo detto io, meno male che adesso abbiamo Sparks, dai. Una morte più che saggia da fare. Vai, recuperiamo anche le vite, 38, ritorniamo. Ammazziamo il tizio, così. Vai. Ale è morto. Quanto lo adoro sto livello, vai. Cerchiamo di farlo bene, quindi. Allora, qua, perfetto, vai. Ah, qui hanno ammazzato dei topi, vedo. No, ma non era nel raggio d'azione, però. Oh, guarda, un arenato più piccolo, ecco. Che anche lui non perde occasione di farmi molto male. Ah, merda. Allora, come faccio? Devo... no, come faccio allora? Ah, giusto, non posso con la TNT, ecco. Avevo fatto questo errore anche nella Reignited, me lo ricordo più che bene. Bisogna usare un barile di metallo che sta in alto per distruggere questo. Me lo ricordo benissimo. Ecco, quello là, vai. Allora, dai, qua così, perfetto. Qui bisogna fare una reazione a catena, meraviglioso. E poi nella Reignited devo ammettere che fanno una bellissima figura ai livelli di nel mondo di Nasty, perché siamo in un oceano... e... niente.
veramente qua sembra più un'acqua viola, mentre cioè davvero è stato reso bellissimo le Ragnarok, sembra proprio un oceano iperrealistico fantastico. Qui Baia di Nasti mi sembra all'alba, perché poi c'è Porto di Ponente che è al tramonto e Sfida Nasty Nord che è di notte. Allora dai, andiamo qui le gemme, forza, e una bella boom. Perfetto, dai. Tutte rosse, ma che delusione, dai. Come posso sperare che mi diminuiscano le possibilità di fare un finale anale se sono tutte rosse? Il tipo di gemma più scaccio. Dai, allora, andiamo avanti. Ah, oh, là vedo già dei tanti barili da incornare e prendere a per il culo. Dai, quando esploderanno. Vai, vita, siamo a 39, ale. Avrei potuto fare molto di più. No, ispiro... dai! Ispiro 3 voglio stare molto più attento. Questo ormai è andata come è andata. Mi dispiace davvero tanto. Comunque, in Baia di Nord c'è un trucchetto, ragazzi. Si può rompere il forziere... Dai. Ecco, mi doveva comunque schiacciare. Dicevo, si può rompere il forziere senza bisogno della chiave, perché accanto c'è un barile esplosivo. Bravi programmatori di Insomnia che avete fatto sta... dimenticanza che poi la si può fare anche nella Red Knight, mi sembra sta cosa. Dai, andiamo, salvato Thomas, ecco, me lo ricordo. Non avrei mai pensato di essere salvato, specialmente da un drago così piccolo. Voglio dire, ho sempre creduto in te, Spiro. Sarà meglio per te. Ben detto, sarà meglio per te. Antipatico Thomas qua, ma te guarda. E poi Hero Stale è diventato uno dei sei dei draghi anziani. Ma porco, veramente, dai. Thomas, Astor, Magnus, Titan, e poi nella versione DS Ragnar Sensei e Choli. Sì, me li ricordo ancora tutti. Li avevo elencati già in qualche episodio fa in questo Let's Play, quindi sono proprio di memoria corta. Sì, a lungo andare con i Let's Play io poi perdo la memoria, perdo le cose, cioè sono sempre più a corto di cose da dire e poi finisco per ripetere le stesse cose, perché... Nei miei Let's Play commentari sono sempre così. Iniziano alla grande, poi vedete, ora siamo a Baia di Norca, alla fine stanno andando praticamente a farsi friggere. Dai, ora andiamo un attimo. Ah, là c'è ritorno a casa. Perché per aprire le bocche di drago nei livelli del mondo di Nasty bisogna uscire per il livello tramite il ritorno a casa. Non si può fare... Esci dal livello col menu. No signore, anche se questo è stato compreso al 100% dobbiamo comunque usare il ritorno a casa. Dai. Allora, no, qui abbiamo un po' di stanze da esplorare, dai. Oh, qua, dai, ma senza spazio. Un topolino caro, no, poi. Ma quasi quasi ti faccio ammazzare, guarda, pur di... A volte si fa prima, ah no, ecco, qua c'è un topolino, vai, perfetto. Sparks verde, ora andiamo ad affrontare questi energumeni su. No, no, ma perché? Ma... Che mira del cazzo, hai veramente una mira del cazzo, drago efficiente. Ecco! Lo scrigno che si può aprire senza la chiave, guardate. Si può fare benissimo, ci mettiamo da questa parte. No, lo cazzo, aspettate, eh. Dai, mi ricordo che... No, perché? Ma perché continui ad andare da quella parte? In qua? Ecco, vai. Lo ricordavo benissimo, infatti, si poteva aprire senza la chiave questo. Secondo me non dovevano mettere nessun barile qua, vabbè. Ad ogni modo, andiamo su. Sono altre stanze da visitare, sperando che il topolino qua si sia riformato, ecco. Oh, due topolini, dai! Sparks blu, allora, forza. E allora, però, dai, madonna, non c'è mai verso di far niente. Allora, questi hanno anche il coso di metallo, per cui bisogna, ecco, vai. Boom, esplosione, adesso ne tiro un'altra perché guardate, non voglio... Dai, ritorna, ecco, non voglio rischiare di nuovo, dai, su. Paraboom, double kill, stronzi, allora, qui distruggiamo anche questo, forza, perfetto. Perché devi schizzare lassù, Gemmina, dai, che cazzo, su. Ok, la stanza blu adesso, esploriamo un attimo la stanza blu, qua lascio qualcosa, no. Andiamo nella stanza blu, dai, ehi, fermo un attimo. Ah, tu c'è? No, un cazzo, c'è nulla assoluto. Va bene, dai. Torniamo indietro. Oh, un altro topolino. Oh, beh, fammi vedere. Sparks giallo, dai. Perfetto.
ecco, allora. Stanza viola adesso, andiamo su. Ecco, qua c'è un altro questo, vai. Da cazzuto con la TNT ad antisesso, trasformazione, adesso preparati per la fine. Vai. Così. Cosa? Ah, ok, di nuovo sto giochetto, dai, non mi lascio intimorire. Forza, guardate che c'ho anche la mano un po' ostinata perché mentre scolavo la pasta mi è finita una goccettina di acqua sul dorso della mano, porca puttana, sarà anche solo una goccettina ma se non fa un male. Vai, allora, andiamo su. 390, fermi tutti, solo 400? Grande, nessun finale anale, inventario, perfetto, eh? Ah, già è vero, a Nork Nexus mi sono trovato così, perfetto, allora, Baia di Nork completato senza nessun finale anale, grande, allora, no, lo possiamo dire alla fine del gioco, se i finali anali saranno tanti quanti il vecchio Let's Play, ma no, io direi meno, perché il mio vecchio Let's Play ne ho fatti abbastanza, nel mio Let's Play originale, qua invece ne ho fatti mi sa meno. Comunque dai, eccoci qua, porte di ponente alle scrigni di legno che ne contengono quanti scrigni con la chiave. Sapete cosa? Ora a fine Let's Play, all'ultimo episodio, voglio mettere un commento in primo piano e elencare in quali livelli del vecchio Let's Play ho fatto il finale anale e in quali li ho fatti nel nuovo e poi confrontiamo per vedere se effettivamente è stato meglio questo di Let's Play o quello vecchio. Bene ragazzi, per questo episodio è tutto, noi ci rivediamo alla prossima. Ciao!